Appacentro un egiziano, Andrea Mohamed Yahya, vince la 572esima edizione della Corsa degli Zingari, ritornata con la presenza del pubblico delle grandi occasioni. La secolare manifestazione ha visto alla partenza 32 concorrenti che hanno preso il via dalla Pietra Spaccata. Al secondo posto è giunto Massimo Giardini e al terzo Leonardo Ultimo. Prima di tutto grazie a lui. Lui mi ha portato là, mi ha insegnato il percorso. E io pensavo che lui stava avanti a me, te lo giuro. Perché non ho corto di niente, io l'ho fatta tutta, bellissimo. Bravo. Grazie pure Mauro, l'amico mio, lui mi ha detto che devo venire a correre. Grazie Mauro. Una gara impegnativa. Molto impegnativa, soprattutto in discesa, soprattutto ancora di più in salita. Di dove sei? Sono egiziano, sono 12 anni che sono a Sommona. È la prima volta che correvi qui a Pacentro. Grazie a lui che mi ha portato, grazie Massimo. Una grande soddisfazione. Sì, perché bisogna farla una volta nella vita, questa corsa. Lui ti insegna veramente tanto. Lui è lo spirito della corsa. Ti insegna veramente tanto. Tu sei di Pacentro, non è la prima presenza questa, giusto? Assolutamente no, quest'anno ho stabilito il record di presenze in assoluto, 23. Ed è sempre un'emozione, come la prima volta. L'avvicinarsi della corsa ogni volta è un patema d'animo, tensione, momenti di scoramento, ma non riesco a mancare e quindi sono riuscito per l'ennesima volta a venire a stabilire il record di presenze, sono veramente orgoglioso. Questa corsa deve essere conosciuta al mondo, noi sono tantissimi anni che lavoriamo, io lavoro come un dannato per espandere questa cultura, questa manifestazione, perché noi abbiamo un diamante che il mondo deve conoscere e che per troppi decenni è stato segregato qui. Non è una gara semplice, è qualcosa veramente di fantastico e di unico e spero proprio che riusciremo tutti insieme a lavorare per far entrare nell'elenco dell'UNESCO come bene, come patrimonio dell'umanità anche la Corsa degli Zingari. È una manifestazione davvero calorosa. Molto calorosa, molto sentita, molto partecipata, ma ci sono bambini, ci sono adulti, ci sono anziani, cioè c'è il pubblico nella sua completezza e tutti hanno partecipato tifando per tutti i concorrenti. È stata una bellissima gara, sono molto emozionato e soprattutto mi piace rivedere finalmente le strade del paese piene a gioire con i corridori e con tutta la gente del popolo di Pacentro per questa rinnovata corsa. Che devo dire quest'anno mi ha dato grandissime soddisfazioni sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista organizzativo per tutto lo sforzo che è stato fatto. Devo ringraziare l'Associazione Corsa degli Zingari e tutti quelli che intorno a loro hanno collaborato, una comunità che lavora insieme non può perdere.